Allora, Andrea, non stai giocando tantissimo, però ti sei già tolto qualche bella soddisfazione, no? Il gol l'hai già segnato, quindi è un'esperienza che cosa ti sta dando questa esperienza al Parma? Ma la soddisfazione più grande intanto è giocare nel Parma, quindi già essere in questa squadra, in questa società, mi devo baciare anche i gomiti, insomma. Vengo da Ponzacco, quindi dove facevamo mille spettatori la domenica. Adesso ce n'è qualcuno di più. Sì, è fantastico giocare la domenica. Comunque, insomma, è importante farsi trovare pronti e, insomma, continuare questa esperienza fantastica. Sensazioni dopo il tuo primo gol, insomma, è stata una goleada quel giorno perché era contro la forte Juventus, però, insomma, mettere un sigillo è sempre importante. Sì, sì, no, ma l'abbiamo raddrizzata subito nei primi minuti e poi è venuto tutto più facile. Sono stato felice, insomma, di segnare questo gol. Ma se dovessi fare una domanda a mister Apolloni, che cosa gli chiederesti? No, niente di difficoltà. Sto scherzando. Di farlo giocare di più forse, ma lo dico io. Andiamo con la domanda per Andrea. Cosa ti aspetti da quest'anno? Calcisticamente parlante, intanto se affitti anche la casa Massa. la risposta più ovvia è vincere il campionato, insomma. Quello che ci aspettiamo tutti e quello che dovrà accadere in una società così importante. Insomma. Bene, grazie, un bel applauso ad Andrea Vignani. Adesso, visto che abbiamo parlato di gol, chiamiamo il capocannoniere della squadra, Yves Baraye. Solito regalo del caseificio La Traversetolese di Mamiano, foto di rito. Sei uscito arrabbiato domenica dal campo, nonostante la vittoria. Mi hanno detto, mi hanno riferito. Sì, un po' sì. Un po' sì, perché voglio sempre fare gol, vivo del gol, quindi... Però l'importante è la squadra ha vinto, andiamo avanti così. Fare gol però non è sempre facile quando sei l'uomo più marcato della squadra, perché ormai tutti ti conoscono, ce ne hai sempre due o tre addosso. Non è sempre facile, però i grandi giocatori li marcano sempre, riescono a fare gol, quindi non ci devo pensare, devo sempre che lo posso fare, quindi lo cercherò sempre. Non parliamo di obiettivi, però insomma ne hai già fatti sette, non sono pochi. Sì, spero di farle anche più. Anche gli altri. La domanda delle ragazze sono domande difficili, attenzione. Quanti palleggi fai? Palleggi? Ah. Quando voglio, quando sono stanco. Fino a quando sono stanco è una buona risposta. Su Facebook ti sei autosoprannominato maestro. Sei il saggio della squadra? No, il nome maestro è da tanto che ce l'ho su Facebook, e da quando ero in casa in Senegal che l'ho fatto, era il soprannome della scuola di calcio che facevo, che mi dicevano questo, e quando ho creato Facebook l'ho fatto, è da tanto tempo che ce l'ho, quindi non sono il maestro della squadra in Senegal. Grazie Baraye e 100 di questi gol. Chiamiamo un altro attaccante, Sue Musaballa, eccolo qua. Io ti chiamo confidenzialmente Musaballa, ma il tuo cognome è Sue, giusto? Eccolo qua. Allora, mi sembra che sia una stagione che ti sta dando soddisfazioni. Tu di quello che vuoi, di quello che vuoi. Okay. It's difficult for me, you know, to speak in. It is a good season for you, yes, because you are playing. Yes, it's very. This is my first time, you know, to be a big club like this. Like, was watching Parma in Serie A, and you are playing in Parma Football Club. You know, it's a big achievement for me.
Allora praticamente è la stessa risposta di Fale, era già tifoso del Parma, guardava il Parma in Serie A ed è una grande soddisfazione poter giocare con il Parma. Sì, definitely, yes, definitely. I'm very grateful for the team and the technical side and the coach and the people I like. You have a very particular history in your life, so the satisfaction to play for Parma is double. Yes, yes, that was my dream. Also, because since I was young to play professional, that was my dream. So obviously, when I came to Italy, like it was very difficult, but God helped me to reach at this big club like Parma today. So this is the beginning for me. So I hope the best in the future with the team. So, yeah. Okay. Ha detto praticamente che è sempre stato il suo sogno. Io non so se molti di voi conoscono la storia di Soumen Moussa Balla, che è arrivato dal Gambia su un barcone e il suo sogno era quello di diventare un giocatore professionista. Lo sta realizzando e quindi questa è una soddisfazione doppia per lui. Volete fare qualche domanda? In inglese ovviamente, eh? O in dialetto parmigiano se volete. No, nessuna domanda. Et maniei caplet? Lo devo tradurre in inglese, ti rendi conto. Do you eat the anolini? Anolini. Do you know? No, I don't know. You will have the opportunity to eat anolini under Christmas time. Okay? A Natale li mangerà. Grazie, ascolti. Moussa Balla. Abbiamo l'ultimo. Indovina un po' chi è. Ma chi sarà mai? Proviamo. Capitano, mio capitano, proviamo a chiamarlo in coro. Vai. Da due donne, è mai successo. Alessandro Lucarelli, il superstite della formazione crociata della passata stagione e il capitano.